Come nasce questo progetto? Ma questo progetto nasce da un incontro tra il Dipartimento di Storia e il Gremio dei Viandanti con la domanda come si può valorizzare un sito come quello della cripta del Gremio dei Viandanti, che sostanzialmente è stato usato come ossario per diversi secoli, e quindi è stato realizzato un progetto che ha l'idea di guardare a questo luogo non come un semplice deposito di ossa, ma come all'archivio biologico del gremio, quindi un luogo dove poter studiare la storia biologica anche dei gremianti, la qualità della vita, l'alimentazione, le patologie, sino ad arrivare alle tracce degli stress professionali. Ecco, è un progetto che ha anche una finalità più alta, cioè costruire un modello. Costruire un modello vuol dire far vedere, studiando in un certo modo queste situazioni che sono presenti in decine e decine di casi in Sardegna, non solo a Sassari, in Sardegna, ma anche al di fuori, nella penisola italiana, in Europa, quali informazioni si possono recuperare. Quindi non sono luoghi, diciamo, semplicemente da liberare poi dalle ossa, ma da studiare scientificamente invece per estrarre tutto il valore informativo di questi resti. A quale periodo risalgono? Ma risalgono sostanzialmente al 1600 e al 1700, ecco, sino al periodo napoleonico, all'Ottocento, al primo Ottocento. E quindi è anche interessante questo, che sono ben delimitate cronologicamente e hanno attraversato anche dei momenti particolari come le grandi pestilenze seicentesche, quindi si possono ricercare anche tracce di questi eventi traumatici, insomma, che hanno travolto l'intera Europa sostanzialmente. Eventi come la peste? Sì, certo, come la peste, che insomma è un evento che ha un'epidemia che ha lasciato nell'immaginario collettivo, ecco, seicentesco e anche attuale di tutta Europa, un po' questa idea, no? Poi veicolata attraverso naturalmente i racconti e le pagine del Manzoni dedicate a questo, però diciamo un nuovo sguardo interessante che può restituirci delle nuove consapevolezze guardando questi luoghi, compresa la cripta, come dei luoghi del patrimonio culturale, un'idea quindi anche fortemente innovativa. Sì, certo, ogni approfondimento storico, ogni ricerca costituiscono un momento importante perché contribuiscono a aumentare quel quadro della conoscenza grazie al quale noi riusciamo anche a fare la tutela con più cognizione di causa. Noi abbiamo autorizzato questa ricerca e poi verrà condotta dall'università. Noi saremo sempre a fianco del professor Milanese per le interpretazioni, però diciamo che è un lavoro dell'università. Ecco, se ci fossero più momenti di conoscenza, questo porterebbe a aumentare le notizie che abbiamo sul territorio dove viviamo e dove lavoriamo, però ovviamente anche questo darebbe un contributo importante a quell'azione di controllo e di tutela che esercita il Ministero. Credo che il progetto della valorizzazione della cripta sia particolarmente importante oggi per la città di Sassari, perché è un progetto che vede anzitutto l'università con i suoi studenti al lavoro. Quindi è un progetto che potrà essere definito dal punto di vista scientifico con il supporto dell'Università degli Studi di Sassari, con ulteriori università che vorranno partecipare, come diceva il professor Milanese nella conferenza stampa. Ciò che proverrà dagli studi scientifici della cripta sicuramente potrà dialogare con quello che è l'archivio cartaceo del gremio e offrire uno spaccato sempre più dettagliato di quella che è stata la vita del gremio in epoca barocca. Tutto ciò chiaramente andrà ad impreziosire il museo che il gremio costituirà, è al lavoro per questo, come ben sappiamo, con la Fondazione di Sardegna, che è il primo partner di questa iniziativa. All'interno del museo desideriamo appunto che tutte queste informazioni possano essere offerte ai visitatori.